cioè a me piacciono questi personaggi qui, forse perché me, non lo so, perché ho vissuto insieme a personaggi così, a persone così, non a personaggi così, a persone così, persone che si sentivano escluse dal mondo, persone che avevano delle grandi capacità, una grande intelligenza, eppure sono rimaste in un certo senso fregate dalla loro poca voglia di fare strategia, di volersi giostrare in questo piccolo mondo fatto di piccole mosse stupide, idiote, però a volte ti salvano la vita. Io non voglio fare strategie. E pensi che mantenere questa rabbia appunto sia una cosa che fa bene anche alle immagini del cinema, che faccia bene al cinema? Cioè, sicuramente il tuo stile è una, risponde in qualche maniera a questa rabbia, no? Quindi a questa vitalità che poi hanno i personaggi. Ma la rabbia verso il mondo dà una grande vitalità, soprattutto se fai il cinema. Se facessi l'idraulico, insomma, no, questa rabbia verso il mondo della sfoghi, cazzo, riparando un lavandino, no? Però facendo il cinema invece sì, infatti qua sta la differenza tra me e mio padre, proprio mio padre ha questa stessa rabbia verso il mondo, però fa un mestiere che non gli dà la possibilità di sfogarsi. Invece il cinema è un mezzo che ti dà la possibilità di sfogarti, e questa è la bellezza proprio, è la cosa che io amo di più e che mi porta quasi a livello di commozione, perché quando io scrivo un personaggio c'è sempre mio padre, c'è sempre tutte le cose che lui ha dovuto vivere, tutti gli inganni, i sotterfugi, le cose che io non ho vissuto e che vivrò probabilmente, e che ho vissuto in parte, però sono molto più giovane di lui, quindi ne ho vissuto di meno. Però il cinema e la finzione ti danno la possibilità, è una grande possibilità terapeutica e anche come dire, è una forma di che ti fa vibrare, vibrare la creatività. Tu dici io non faccio strategie, dal tuo cinema si vede, ma come si fa poi a vivere all'interno del sistema cinematografico senza strategie? Quali sono i percorsi di sopravvivenza? Perché tu, tra l'altro, fai un cinema che anche ricerca molto sulla forma, no? Cerchi comunque la bellezza dell'immagine, un lavoro estetico, cioè tu ti puoi un obiettivo alto, non è che fai che ti voglio dire il cinema la macchina a mano, fatto così. Sono film che costano 3 milioni di euro fatti tutti con la macchina a mano, non c'entra un cazzo, guarda. E metti una macchina su un treppiede, fai un'inquadratura bella, non costa un cazzo, non c'entra niente. Il discorso è quello che vuoi raccontare, quanto accettano i finanziatori quello che vuoi raccontare. Il dramma che vuoi raccontare, la pesantezza del dramma e la verità che tu vuoi raccontare, quando vuoi dire la verità su di te, su di me, su di lui, su di tanti, che magari alcuni si spaventano un po', questo sì, è come ti collochi, mi colloco come si sono collocati gli altri che non volevano fare i film che gli altri volevano fare, cioè questa gente esiste, nel senso non è che non esiste, cioè ci sono altri autori in Italia che hanno fatto questo percorso, come ci sono in Europa, come ci sono in tutto il mondo, quindi io proverò a fare questo percorso qui, cioè meglio che fare le marchette, fare la puttana, no. Io poi voglio raccontare le storie, a me dello stile non mi interessa assolutamente niente, anche perché lo stile non esiste, lo stile è il metodo con cui un autore trova più congeniale poter raccontare quello che sente dentro, perché se uno parte dallo stile per arrivare al racconto ha proprio sbagliato strada, cioè dovrebbe fare il processo inverso.
Quindi ci sono quelli che dicono no, voglio fare un film con... anche gli studenti, vorrei fare un film con uno stile così. Tu gli dici sì, ma tu che cosa, che cazzo vuoi dire? Cioè, al di là dello stile, voglio fare un piano sequenza. Gli ho detto, ma perché vuoi fare il piano sequenza? Cioè, perché sei più figo se fai il piano sequenza? O... cioè, che cosa vuoi raccontare? Questo è che essere umano. Perché poi alla fine, che cos'è il cinema? Che cos'è la letteratura? È il racconto di esseri degli esseri umani. È l'umano che viene fuori, è l'umano che è interessante e che non morirà mai. E potranno fare tutte le serie televisive, potranno fare Netflix, ma l'essere umano, è il racconto dell'essere umano, potrà essere raccontato in qualunque forma, con qualunque mezzo, però è quello che interessa, secondo me. Quindi non potrà morire mai, almeno che non scompaia l'umanità. Quindi io credo che il cinema, per salvarsi, abbia bisogno di questo tipo di approccio. Se no diventerà arte museale, arte gestita da mercati d'arte. E siccome io sono per la libertà, per la libertà della comprensione davanti a un'opera d'arte che ti si presenta davanti agli occhi e che potrebbe arricchirti, non vedo perché uno debba essere escluso. Allora, volevamo trasformare il cinema in arte museale, sì o no? Io no.